A questo punto facciamo una piega da 4, quindi lembo sinistro nella parte destra fino a tre quarti, lembo destro fino a un quarto, in questo modo qui. Andiamo a chiudere bene in questo modo, che sia omogeneo, e otteniamo quindi due strati di pasta, 1 e 2. Ultima chiusura, ecco qua, 1, 2, 3 e 4. Vi volevo dire che questo tipo di cornetto ho provato anche a friggerlo, quindi prenderlo direttamente così, non succede nulla, e friggerlo in friggitrice, in forno, 175 gradi, 18 minuti circa. Il croissant con poulies appena uscito dal forno, lo lucidiamo sempre con la nostra bagna di acqua e zucchero, due parti di zucchero, una parte di acqua. Guardate che belli, bellissimo sviluppo.